Su Jiangqi e Li Xinzhao introducono i cinesi nella scienza occidentale. La sua logica, la sua filosofia sottostante, aprendo alla Cina i tesori e le applicazioni della tecnica occidentale. L'alfabeto fonetico latino, la romanizzazione dei caratteri cinesi, proposto da Ricci, costituisce l'inizio della storia degli alfabeti fonetici cinesi e svolge un grande ruolo nella trasformazione del sistema di pronuncia cinese verso la fonetica romanizzata. È importante notare che da Ricci in poi tutti i missionari andati in Cina hanno considerato importante l'introduzione della scienza e tecnologia occidentali. Grazie alla loro diffusione, il pensiero cinese ha cominciato a cambiare. Naturalmente, scienza e tecnologia introdotte da Ricci è solo una parte delle acquisizioni scientifiche dell'Occidente. Ad ogni modo, lui ha introdotto lo spirito greco-latino nell'Occidente, così diversi dallo spirito cinese, che ne è rimasto profondamente influenzato. Matteo Ricci è stato certo pioniere nell'introdurre la scienza occidentale in Oriente, ma egli è stato anche il fondatore della scienza orientale comunicata all'Occidente. Grazie alle sue iniziative e ai suoi scritti, la cultura cinese è entrata in Europa come studio accurato e come scienza. Prima di lui vi era solo la conoscenza un po' favoristica legata a Marco Polo e a quella di viaggiatori e scrittori che compilavano le loro relazioni per sentito dire. Tutto questo lavoro è avvenuto grazie all'impegno, all'amicizia e alla simpatia profonda che Ricci ha sempre nutrito per il popolo e la cultura cinese. E questa amicizia è legata al rispetto e all'amore verso la Cina che sgorgava dal suo cuore cattolico. Grazie a questo slancio missionario, egli è divenuto pioniere delle acquisizioni del Consiglio Vaticano sull'inculturazione e sul dialogo interculturale e interreligioso. Il suo carattere di innovatore è visibile da due aspetti fondamentali per la storia delle missioni cattoliche. Il primo elemento preconizza quello che in gergo teologico si chiama inculturazione, e cioè un entrare in profondità nella cultura dell'altro, facendosi cinese coi cinesi, per innestare dentro il cuore della cultura la fede cattolica. Si chiama pure adattamento nel vestire, nell'abitare, nei rapporti, nello stile di vita, nell'apprendimento della lingua, nello studio della tradizione e delle opere culturali. Quasi un perdersi all'interno del mondo cinese per attirarli al cuore della sua esperienza di cristiano e farvi vincere la paura verso lo straniero che dominava e domina in Cina. In questo egli non impone un cristianesimo occidentale con strutture, riti, idee, modi di fare
tratti dal suo bagaglio. Al contrario, valorizza il più possibile quanto incontra, cosciente che nella misura in cui anche solo un piccolo seme attecchisce alla nuova cultura, questo a poco diverrà un albero che dà ristoro alla ricerca dei cinesi. In tal modo Ricci anticipa di almeno 50 anni un'istruzione di propaganda Fide del 1659. In essa, nella parte dedicata a metodi di evangelizzazione, si afferma che per non esacerbare la situazione si raccomanda di non usare alcun mezzo di persuasione per indurre quei popoli a mutare i loro riti, le loro consuetudini e i loro costumi, a meno che non siano apertamente contrari alla religione e ai buoni costumi. E ciò per non trapiantare in Cina, la Francia, la Spagna, l'Italia o qualche altro paese di Europa. Ciò che bisognava introdurre in Cina era la fede che non respinge né legge, i riti e le consuetudini del popolo, purché non siano cattivi, ma salvaguardarli e consolidarli. Si riteneva opportuno procedere in questo modo, anche tenuto conto del fatto che la natura umana preferisce nella stima e nell'amore le proprie usanze e in modo particolare le proprie tradizioni nazionali a quelle altrui. Ogni tentativo di cambiarli avrebbe potuto generare l'odio e il risentimento. Si ricordava ai missionari di essere molto prudenti, evitando di fare confronti tra gli usi locali e quelli europei. L'indicazione data dall'istruzione era quella di cercare con impegno di abituarsi alle consuetudini locali, ammirando e lodando tutto ciò che meritava applauso, biasimando tutto ciò che era dispiacevole, astenendosi però dal condannarlo sconsideratamente e senza motivo. Quanto ai costumi manifestamente negativi, l'istruzione suggeriva prudentemente: sarà bene rimuoverli con l'atteggiamento e col silenzio, più che con le parole, cogliendo l'occasione di stradicarli piano piano e quasi insensibilmente, una volta che gli animi siano disposti ad abbracciare la verità. Un altro elemento profetico di Ricci è l'evitare le connessioni politiche alla sua missione. Con il Trattato di Tordesillas del 1494, Portogallo e Spagna divengono i regenti, rispettivamente delle Indie orientali e delle Indie occidentali, responsabili e finanziatori anche dell'evangelizzazione. Questo, anzitutto in America, ha portato a sfruttare spesso la missione e la scusa della missione per dilatare il proprio potere. Lo sfruttamento della popolazione e delle risorse. I gesuiti in Asia sono presto disincantati sul valore di questo patronato
delle potenze occidentali sui missionari, già con Francesco Saverio. E sebbene grazie alle rotte mercantili e ai porti portoghesi riescono a penetrare in India, Malacca e Macao, per quanto riguarda la Cina cercano di entrarvi senza alcun appoggio politico del Portogallo, anche per non suscitare i sospetti e le paure dei cinesi. Questo grande rispetto per il popolo e la cultura cinese, questo spogliarsi per amore dei cinesi, delle sovrastrutture europee, questo presentarsi in modo indifeso davanti all'impero immenso, ottiene non senza qualche difficoltà la loro entrata in Cina e dopo quasi 20 anni perfino l'invito a Pechino alla corte dell'imperatore. È un annientamento, ma non fine a se stesso, con motivi scientifici o di solo rispetto dell'altro. Tale annientamento è motivato dall'amore per far crescere nell'altro la stima per il tesoro che io porto. E questo tesoro è la fede. Questo spogliamento non è rinunciare alla propria identità, ma è percorrere lo stesso spogliamento di Cristo, come descritto nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 7. In questo senso,